nostri studi, abbiamo detto tante cose, abbiamo parlato di argomenti tecnici, di economia, di dati sul lavoro, dati anche sulle tasse, quante ne paghiamo, se ne paghiamo più o meno dei nostri amici corregionali, per carità, perché anche questo è giusto, seppur che chiaramente per noi sono sempre troppe le tasse che paghiamo, ma abbiamo avuto dati confortanti, un paio su tutti, riepilogando. Sai che facciamo quest'anno? Mi è venuta un'idea adesso mentre lo dicevi. In altri paesi, accanto alle tasse, mettono anche, quando tu paghi le tasse, mettono anche l'utilizzo che si fa delle tasse che tu paghi. Sì. Allora proviamo il prossimo anno a spiegare ai cittadini e alle Marche che fine fanno le tasse che loro pagano. Quindi verrà fuori, non so, che il presidente della regione costerà per ogni marchigiano 4 centesimi, quello che si lascia al bar quando lasci il caffè, che per la sanità invece i marchigiani pagano tot, e così via. Facciamo un elenco di quale sia la destinazione delle tasse che i marchigiani pagano, in modo tale che loro capiscono che le tasse finiscono per le scuole, per la sanità, per proteggere tutte le persone che sono in condizioni di fragilità, per mantenere le strade dove loro trascorrono, dove loro passano quotidianamente, per il trasporto pubblico locale. Non dimentichiamo che il trasporto pubblico locale, ovvero l'autobus che uno prende, il treno che uno prende ogni mattina per recarsi a lavorare, a scuola, non è pagato dal costo del biglietto, quello è semplicemente un quinto del costo del servizio. Gli altri 4/5 vengono pagati dalle istituzioni, in modo particolare la regione, che si avvale appunto delle tasse che i cittadini pagano ogni tanto. Naturalmente poi ci sono anche i sprechi, ci sono le cose che non vanno, però facendo questo lavoro di corrispondenza forse riusciremo anche a migliorare da una parte la percezione che i cittadini hanno di quello che pagano e dello stesso tempo a migliorare quello che noi abbiamo come entrate, perché viene sempre più rivolto ai servizi. Insomma, una sorta di operazione trasparenza, Presidente, che io mi segno. Quando ci rivediamo tra un anno faremo vediamo anche... Vediamo se ci riusciamo, perché non è una cosa facile in termini di contabilità, però certamente però ci proviamo. Per il cittadino però sarebbe serve far capire che le tasse non è che servono per fare servizi ai cittadini. E renderebbe, credo, forse in maniera anche più evidente, insomma, quello che è un po' la casa dei marchigiani, la casa di tutti i marchigiani, che è l'ente Regione Marche. È un'idea che ha